È fondamentale perché riprende un tema molto caldo e molto presente, che è quello delle condizioni dei nostri mari sotto lo spunto dell'aspetto ambientale. Ormai di tutti i giorni lo vediamo in quasi tutte le trasmissioni delle televisioni di mezzo mondo. Il mare non sta bene, non sta bene perché si parla di mari di plastica, ma come se fosse accaduta adesso, ma è una cosa che ci riportiamo ormai da parecchio tempo. Quindi questo impegno che la nostra federazione, la nostra associazione Confcooperative mette in atto attraverso i fondi strutturali è proprio quello di sensibilizzare il ceto peschereccio, che magari sarà una piccola parte, perché se pensiamo ai grandi mari, pensiamo al traffico marittimo e a quello che succede nel mare, ma la pesca è un granello di sabbia in un mare, però la sensibilizzazione parte da là. Quindi sensibilizzare inoltre verso una gestione consapevole dello smaltimento dei rifiuti e del trattamento dei rifiuti. Adesso abbiamo il decreto salvamare che finalmente è stato approvato al Senato, ancora abbiamo qualche problema, ma ci dà una mano d'aiuto sulla collocazione dei rifiuti, che attraverso le amministrazioni comunali, attraverso la possibilità di fare delle isole ecologiche, si può cercare in qualche modo di dare una mano d'aiuto ai pescatori che di fatto, invece di rigettare in mare il rifiuto, lo portano a terra e lo possono smaltire per le vie urbane. Oggi affrontiamo il problema dell'inquinamento marino, visto che molto spesso non ci rendiamo conto che i gesti quotidiani, ogni giorno, il buttare una lattina di Coca-Cola o una bottiglia di vetro in mare non è semplicemente un gesto così semplice, ma ha ripercussioni che si protraggono negli anni e che poi alla fine determinano un inquinamento e il depauperamento delle risorse marine. Il nostro mare sta soffrendo tanto, parte da Porto Empedocle, quella che è appunto la campagna di raccolta e rimozione dei rifiuti. Sta soffrendo il nostro mare, stanno soffrendo tutti i mari e gli oceani del mondo, è necessario intervenire a terra per far sì che ciò che già è arrivato a mare diminuisca o comunque sia via via annullato. Quello che c'è in mare ha un tempo di decomposizione lunghissimi e ancora continuano gli apporti, soprattutto con gli attrezzi da pesca che vengono abbandonati o comunque persi in mare e devono essere recuperati perché continuano, diciamo, la loro nefasta azione sull'ambiente marino, ostacolano la pesca ma soprattutto comportano, diciamo, dei danni e delle variazioni e ambientali sotto l'aspetto di quella che è l'espressione, diciamo, della biodiversità di ogni singolo ambiente marino, e quindi necessariamente dobbiamo cercare di diminuire questo nefasto, diciamo, questo effetto negativo sull'ambiente. Come si svolgerà la campagna? La campagna essenzialmente prevede la collaborazione con l'organo marittimo, con l'autorità marittima, e con i COGEPA, cioè con i consorzi di gestione della pesca artigianale, si chiameranno ancora così per un certo periodo, comunque queste aggregazioni di pescatori, perché in realtà il FEAMP con la misura 1.40 vuole far sì che si sensibilizzi in generale l'opinione pubblica, in particolare i protagonisti della pesca, e quindi chiamiamoli genericamente pescatori armatori, i quali devono, oggi la normativa li agevola, e far sì che il recupero di ciò che è il rifiuto marino, il marine litter, sia in qualche modo portato a terra e trattato. Nel caso specifico quelle reti fantasma invece l'ausilio è quello del subacqueo e delle attrezzature in grado di recuperare questi grandi, diciamo, attrezzi da pesca abbandonati e anche i piccoli, portarli a terra per poi essere smaltiti nel modo più adeguato. Sì, sì, noi assieme a Confcooperative abbiamo ritenuto che questa iniziativa fosse sicuramente far crescere il territorio, infatti noi come Flaghi abbiamo l'obiettivo di valorizzare il territorio e quindi assieme alle Confcooperative abbiamo supportato questa iniziativa che sarà prevista in tre territori, specificamente Porto Empedocle, Sciacca e Menfi, con il coinvolgimento di tutta la marineria delle tre zone.